Salve a tutti, sono Marco Mori, anch'io avvocato come i colleghi Palma e Pecchioli. Allora, ancora sulle implicazioni legali. Qualsiasi paese lasciando l'euro si troverebbe ad affrontare una serie di problemi, anche potenzialmente gravi. Ovviamente si parla di problemi che rispetto a quelli che abbiamo nell'euro non sono minimamente paragonabili. Il 3% ha causato la crisi, il fiscal compact è, come Monti lo chiamerebbe, uno strumento di enforcement per obbligarci a cedere illecitamente quote della sovranità nazionale. Implicazioni legate ai trattati e la permanenza in UE. Questo è il primo problema, perché bisogna sapere, ed è importante spiegarlo, che la sola uscita dall'euro non elimina le limitazioni di sovranità, o meglio le cessioni di sovranità, che sono proprie dei trattati UE, perché anche i paesi in deroga devono rispettare le norme ivi previste. E quindi qual è la proposta di scenari economici su questo punto? Di comportarci sostanzialmente in maniera di fatto ipocrita verso i mercati. Cioè noi non rispetteremo assolutamente i trattati, che altrimenti ci imporrebbero anche come paese in deroga una situazione assolutamente inaccettabile. Implicazioni legate all'introduzione di controlli sui capitali. Qui davvero la nostra Costituzione ci risolve il problema a monte. L'articolo 47 dispone che la Repubblica debba coordinare, disciplinare e controllare il credito. Ergo, facciamo tecnicamente ciò che ci pare. Possibili reazioni Stati UE. Ovvio, se noi decidiamo la permanenza nell'Europa, violando i trattati, sappiamo perfettamente che ci saranno delle reazioni. Queste reazioni però, onestamente, non ci possono spaventare. Già lo ricordava Craxi ancora nel 97, l'Italia è un grande paese. Se l'Italia ha bisogno dell'Europa, è altrettanto vero che l'Europa, a maggior ragione, ha bisogno dell'Italia. Quindi non è certamente un problema per noi. Non vi sono barriere, appunto, insormontabili per un paese per uscire dall'euro, è chiaro. Alcune teoriche risposte della UE, sospensione dei pagamenti dei fondi di coesione dell'UE, teoriche ammende illimitate per violazione del diritto comunitario fino alla sospensione temporanea dell'adesione all'UE, a nostro avviso sarebbero, per le ragioni già dette, poco efficaci se adottate contro l'Italia, io direi per nulla efficaci. Più serie le implicazioni legate ai contenziosi legali che altri membri di istituzioni UE potrebbero prendere per i controlli dei capitali. Costoro li adotterebbero verosimilmente se l'uscita dell'Italia non fosse collaborativa. Ciò potrebbe creare incertezze ed influirebbe sulla successiva ripresa. Possiamo andare avanti. Serie anche le implicazioni legate a potenziali contenziosi legati alla sfera privata. Le ha già anticipate Pecchioli. A livello di giurisdizione, cioè tutti i contratti in giurisdizione nazionale, sotto la giurisdizione nazionale, sono facilmente controllabili con le leggi del codice civile o eventualmente con norme ad hoc. Diverso per le norme internazionali, dove ovviamente non possiamo intervenire con la stessa sovranità che si esplica pienamente soltanto sotto il profilo interno. Su questo quello che potrà essere realmente attuato è valutare sostanzialmente dei fondi di garanzia che possono coprire eventuali perdite delle nostre imprese esposte sulla giurisdizione internazionale. Raccomandazioni. Le autorità dovrebbero fornire la massima chiarezza possibile, è ovvio, ma l'abbiamo detto, in realtà è semplice perché è il nostro codice civile, insomma, che spiega come funzionano determinate cose, e la Costituzione. È bene cercare la cooperazione con altri stati membri dell'UE, con le istituzioni, in particolare la Commissione Europea e la BCE. Di nuovo, non siamo così sciocchi da ritenere che questo sia possibile, ma di sicuro non saremo noi a dimostrarci i primi a non voler dialogare. Si proverà a parlare. Certo, le speranze che la Troica ci ascolti sono limitate. L'euro, l'Europa stessa, nasce, come ricordava Caracciolo, esclusivamente come un metodo di governo diretto alla distruzione delle costituzioni democratiche europee. Quindi è abbastanza difficile pensare di poter modificare un qualcosa che deve essere prima raso al suolo e poi ricreato. Pagina ancora avanti. Relazioni con altri paesi UE. L'effetto sulle relazioni con gli altri membri dipenderà da come e perché l'uscita ha avuto luogo. Qui non dobbiamo fare l'errore di che cosa? Di considerare nemici gli altri stati. Gli altri stati non sono nemici, sono purtroppo spesso come noi governati da chi è al servizio del potere finanziario, ma dobbiamo cercare di dialogare e mantenere buoni rapporti con i popoli. Inutile ovviamente un prolisso dibattito, il referendum creerebbe incertezza sicuramente finanziaria e ovviamente non può essere fatto un referendum sui trattati perché l'articolo 75 lo vieta.
un referendum consultivo sarebbe sostanzialmente inutile. Nel caso l'uscita fosse accompagnata da un default, è bene presentarsi di fronte ai partner rendendoli consapevoli della decisione sull'uscita. Qui è importante una cosa, default ovviamente sovrano. Perché sovrano? Perché come ricorda Zagrebelsky, ex presidente della Corte Costituzionale, gli stati non possono fallire. Gli stati possono essere ricchi o poveri, ma uno stato sovrano, che ha le sue prerogative piene, che è stato, non può assolutamente fallire, perché questo dipende dalla commistione tra diritto privato e diritto pubblico, che sono due cose separate. Raccomandazioni, nuovamente, mantenere buoni rapporti con l'UE, ovviamente, per quanto possibile. Onorare i debiti ufficiali, aggiungerei anche legali. Trani insegna che qualche problemino sulla legalità del debito ci può essere. Rispettare le leggi, gli accordi internazionali e coordinarsi sempre, ovviamente, per quanto possibile, non fraintendeteci, non siamo diventati improvvisamente europeisti. Preavvertire gli altri governi, ma con minimo anticipo, rimanere all'interno dell'UE, sempre se ovviamente ci sarà consentito di fare ciò che vogliamo, lasciare la zona euro in fretta a fare dichiarazioni amichevoli sugli altri membri dell'euro. Grazie. Grazie del gelato. Allora, io sono Teresso Boldrini, sono un po' i jolly della redazione, sono un insegnante a lungo corso specializzato in storia. Allora, slide. Allora, cambio di conversione. Il ritorno a vecchia lira è impossibile. L'unico possibile scelta è il cambio 1-1, perché ci evita un sacco di problemi finanziari e ci evita il ritorno inflattivo da aggiustamento pratico negli scambi. Cioè, qualsiasi altro cambio, siccome si fa per approssimazione, chiaramente chi vende cercherà di aumentare il proprio guadagno. Quindi l'1-1 è l'unica possibilità. Aggiungo un'osservazione.